grande emozione, insomma, stare qui davanti a te, Grazie. anche se c'è uno schermo. No, chiedevo, siccome ogni volta che vedo le vostre conferenze, ormai, come dire, abbiamo consumato YouTube, c'è sempre questa domanda che fanno tutti e che farei anche io sul divano di casa mia, insieme agli amici, ormai abbiamo una setta, dice, vabbè, ma noi che c'entriamo adesso? Noi pensiamo al bene, noi pensiamo. Allora, a me mi viene da dire, che ci si dimentica tutto quello che è stato detto prima da te e da Pier. Se siamo eterni e ci incarniamo spesso, forse qualche cosa nelle vite passate abbiamo pure fatto per stare, continuare a stare in questa valle di lacrime. Io penso, mi chiedo, forse partire da un senso di responsabilità, comunque dire se sto qua qualcosa avrò fatto e quindi devo adesso prendere atto che ho più consapevolezza e quindi posso spingere, già questo potrebbe essere un buon inizio, ecco, se già questo poteva essere una cosa dalla quale partire. E poi ti volevo chiedere, alla bella domanda che ha fatto la ragazza, che tu gli hai risposto, appunto, siamo una goccia del mare. È possibile pensare come gocce nel mare che tornano a Dio, che Dio anche fa esperienza attraverso noi, ritornando tutti a Dio con le nostre esperienze, con i nostri saperi che abbiamo acquisito in questi anni, secoli, millenni di incarnazione, ritornando anche lui cresce, grazie alle esperienze di tutta l'umanità, quindi quando ritorniamo tutto all'uno. Sì, Pier, la ultima parte l'ho capita benissimo, però credo che in sintesi è quella, no? Sì, beh, la prima era in sintesi, se comunque oggi ci ritroviamo qui a questo cenacolo di valori e ci riconosciamo in questo, quindi ascoltando te e anche me o comunque persone che portano avanti questo tipo di discorso, cioè, penso che anche nelle altre vite avremo bazzicato e quindi c'è un motivo per il quale oggi ci ritroviamo qui. Questa era Sì, fondamentale. certo. E se abbiamo fatto qualcosa, oggi noi abbiamo coscienza e diciamo, ma io non voglio che il mondo vada così, però probabilmente dobbiamo anche metterci sulle spalle un carico di responsabilità che ci abbiamo, se siamo ancora qui e non siamo in altri Sì. pianeti splendenti e più, forse probabilmente partire dal senso di responsabilità potrebbe essere già un buon momento, cioè un buon inizio, ecco, per noi. Ma noi siamo qui perché nelle vite precedenti abbiamo seminato. Nelle vite precedenti abbiamo seminato e oggi stiamo raccogliendo. Se oggi abbiamo la conoscenza a disposizione e noi la sposiamo, noi sposiamo la conoscenza. Perché nelle vite precedenti abbiamo peregrinato e conosciuto personaggi, filosofi, profeti, guide, maestri, artisti, e lo stesso Gesù Cristo probabilmente abbiamo conosciuto, quindi oggi noi siamo qui a raccogliere quello che abbiamo seminato. Alcuni di noi siamo in missione, cioè siamo venuti con Cristo 2000 anni fa. Altri, pur non essendo in missione, hanno percorso il cammino spirituale attraverso la reincarnazione positivo, cioè hanno accolto l'offerta di redenzione di Gesù e siamo qua. Non è un caso se siamo qua. Quindi ci vuole anche un senso di Così come responsabilità. certo, siamo qui e dobbiamo essere responsabili di questa conoscenza, di questo patrimonio che ci è stato dato. È come quando uno eredita miliardi e ha la responsabilità di distribuirli equamente tra le famiglie, tra chi deve ricevere questo patrimonio, invece lo sperpera. Noi non dobbiamo sperperare il patrimonio di conoscenza che ci è stato dato perché abbiamo detto di sì a Cristo, lo dobbiamo offrire agli altri gratuitamente così come ci è stato dato. Quindi dobbiamo andare avanti, caro amico e fratello, dobbiamo andare avanti e fare di più, anche se è necessario sacrificare la nostra vita,
perdonare questa conoscenza che ci è stata data, altrimenti ci sarà tolta. E faremo la morte seconda se noi non daremo questa conoscenza agli altri con amore così come ci è stata data. Sì, la È seconda. quello che stiamo cercando di fare fino alla fine della nostra incarnazione. Sì, la seconda domanda era? Ah, se Dio cresce, essendo noi delle gocce, che poi torniamo a Dio dopo tutta quella peregrinazione che hai spiegato prima, quindi anche Dio cresce attraverso le nostre esperienze una volta che torniamo a Lui. Come ti chiami, fratello? Giulio. Giulio. Scoprire, essere coscienti che noi siamo parte e siamo scaturiti da un personaggio, da un'entità che è l'amore infinito, la scienza infinita, che non è mai nato, che c'è stato sempre e che sempre ci sarà e che darà a noi la possibilità di conoscere ciò che lui è. Non ti basta questo per gioire e vivere come un bambino giocando con i suoi balocchi che non si stanca mai. Se noi prendessimo coscienza di questo essere che si espande continuamente, ma non che cresce, che si espande continuamente per dare la possibilità a noi di crescere, perché lui non ha bisogno di crescere e non ha bisogno nemmeno di nascere. E non ha bisogno nemmeno di evolversi, lui è e basta.